Amici di Viaggiamando, buongiorno, benvenuti in una nuova esplorazione in quello che sembrerebbe un hotel abbandonato. Siamo entrati dalla parte dai sotterranei, qui c'è un pile cadasse di roba ammassate, adesso scopriremo se è rimasto qualcosa sopra. Andiamo. Stalattiti e stalagmiti si sono formati. Bellissimo questo angolo, guardate la foto. Infatti adesso lo devo dire agli altri per fare una bella foto qui. Sembra non terminato più che danneggiato dal terremoto. Forse hanno bloccato i lavori proprio durante quel periodo. Però adesso indagheremo meglio. C'è troppo grezzo. Sì, Però però secondo me non terminato, un altro motivo in più per non terminarlo è stato proprio il Magari lo terremoto. stavano ristrutturando proprio in quegli anni e hanno bloccato i lavori. Pure secondo me. Qui qualcuno si è venuto a bere una birra. Questi sono i vassoietti tipici delle mense. Ho tanti oggetti buttati qua che ci fanno pensare all'hotel. Tutto luminoso, bellissima vista poi da fuori. Tutti i bicchieri. Sì, era il deposito della mensa, forse il deposito del ristorante, chi lo sa. Vediamo un po' se analizzando qui tra qualche foglio abbiamo trovato l'intestazione dell'hotel, che questa devo censurarla per forza, ma almeno 2 settimane di soggiorno. Questo foglio ci dà la conferma che questo era un albergo ristorante. Qui c'è la piscina e qui c'era il centro congressi, il centro conferenze. Una chitarra distrutta. Effettivamente qua l'idea è che fosse proprio in stato di ristrutturazione, chi lo sa. Qua avete già visto? Eccolo il centro quando era in funzione. Questa è la sala riunioni che abbiamo visto prima devastata e questo è lui. Questo che cos'era? Ha un lampadario appoggiato qua. E questa doveva essere entrata perché sono tutte le targhette delle carte attaccate. Si vedeva dal dépliant dell'hotel. Si è collegato. Allora.
stanno le foto. Ci stanno le foto qua. Sì, hai visto? Ci stanno delle foto compromettenti. Altre foto qua. Questo è il naso, questi sono tutti i nasi, penso. Qua ci stanno le scale per andare all'archivio. Chirurgia estetica, quelle tipiche. Che cavolo c'è qua? L'altra volta ce lo siamo perso. C'è pure il camice marcio attaccato lì, non so se l'hai visto. Perché la mascherina l'hai vista lì? La mascherina e il camice tutto sporco. Corridoio di fascicoli qua. C'è anche una lavagna urbex qui, Lasciate come trovate. Gli appuntamenti del... No, penso i soldi. Che cos'è? C'è un'agenda. Devastazione. Se non è l'infinito. Ricorda un po' quelli dei bunker, ma è pieno di fascicoli completamente marci. Ma questo è un medico? Ma che è? Un medico? Bellissimo. Cazzo, ci sono. Sì, vabbè. Guarda qua l'archivio che c'è. Archivio. Qua si stanno le pacche, cioè era proprio bello. Guardate qua che roba. Bella queste poltrone. Qui c'è un servoscala. Sembra comodo che sono fuori lì. Sì. Un servoscala. Le pedane che fanno sopra le scale. Questa sui 1000 euro sto guardando. Porca miseria. Questa marca qua è assurdo. Buonasera. Lo faccio siccome sempre questo. Scusami, lo faccio sempre questo scherzetto. Allora, siccome quando io esco da. Quando usciamo insomma dalle esplorazioni, io mi devo nascondere sempre dietro al cespuglio perché perennemente c'è Matteo in piedi di lato che fa. No, perché sì, ma fa caldo, in effetti fa caldo, che visto da solo sembra uno schizofrenico, invece lui ogni volta becca qualcuno, ci si è messo a chiacchierare, capito? E io mezz'ora che chiacchiera dentro al cespuglio. Saluta il signore che sta qua. Ma va a quel paese, va. Questa ve la ricordate? Eravamo vicini a quel posto, ma non pensavamo che fosse comunicante. 500 euro divisibili in quote rate da 30 euro al mese. Schifo, sto piano. Ci sono tornati, mi sa, da quando siamo passati noi. No. Un anno devastato, più o meno era così. Questa gliela faccio, la tratta se l'hai vista una mazza, ma adesso sì. Ti prendo ancora? Qui c'erano i cricetini. Ris donna. È il regno delle foto questo, eh? Sì.
traumversunkene Weite, Lichter strahlt der Ewigkeiten. Über traumversunkene Weite, Lichter strahlt der Ewigkeiten. Im Licht der Flut.